30 giugno 1963. Sulla pista dell'autodromo di Monza sta per concludersi il Gran Premio della Lotteria. Guida la corsa il francese Jacques Magliat. Il suo margine di vantaggio è tale da permettergli di non forzare il motore della sua vettura. Girando a 184 km/h sarà primo al traguardo davanti a Colin Davis e Bardi Barry. La vittoria ha reso al fortunato possessore del biglietto a lui abbinato il primo premio della Lotteria, 150 milioni di lire. Al pilota rimane la soddisfazione di aver migliorato un record, quello stabilito l'anno precedente da Arundel, sullo stesso circuito, su una macchina identica, una vettura di Formula Junior. Spesso si è indotti a ritenere che le macchine da competizione siano progettate e costruite in base a criteri particolarissimi e che le loro doti tecniche e meccaniche derivino da accorgimenti dinamici e calcoli tecnici operati su motori diversi da quelli che ognuno di noi è abituato a vedere comunemente per le strade. Tali considerazioni, valide in molti casi, non si possono riferire alle vetture junior. La loro formula impone infatti che esse debbano valersi di motori derivati da macchine di serie, costruiti cioè in numero di almeno 1000 esemplari annui, con cilindrata non superiore a 1100 cm3, peso non inferiore a 400 kg e senza distribuzione ad alberi a cammes in testa. Una condizione relativamente restrittiva, che offre però notevoli vantaggi: la possibilità di potersi valere di una organizzazione meno complessa dal lato realizzativo, funzionante cioè con un organico ristretto, e il costo relativamente modesto del mezzo. Da tali premesse è nata la funzione originaria della Junior: avviare i giovani alla carriera di piloti professionisti, mettendo a loro disposizione una vettura dal costo non eccessivo, ma dalle prestazioni eccezionali. Ascoltiamo a questo proposito le considerazioni espresse dall'ingegnere Bacia Caluppi, direttore dell'Autodromo Nazionale di Monza, durante la disputa del Gran Premio di domenica scorsa. Stiamo assistendo a una delle corse di Formula Junior, di questa formula che ha avuto un notevole successo non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista formativo dei piloti. È infatti dalle corse di questa formula che sono usciti alcuni dei nostri giovani piloti che oggi sono passati alla categoria superiore della Formula 1 e che si fanno onore internazionalmente. L'autodromo di Monza si può dire che abbia sempre visto questa formula come una formula da venire, soprattutto sotto questo secondo riguardo, e che abbia favorito sin dall'inizio il suo sviluppo. Infatti è del 1956 il raccordo junior con la quale si è derivato un circuito adatto per corse minore di questa formula e soprattutto per corse a scopo di allenamento. Già due anni fa l'autodromo si è fatto promotore di una serie di queste corse di Formula Junior su questa pista adatta allo scopo veramente di addestrare i giovani. Si sono fatte moltissime corse di questo genere, penso una dozzina circa, e i risultati sono stati tangibili e hanno portato a questo ulteriore sviluppo di questa categoria di macchine. Oggi la Formula Junior è ormai lanciata in campo internazionale, è andata oltre alle speranze ed oltre alle previsioni dei suoi promotori. Si spera che anche in avvenire, quando con la nuova regolamentazione questa formula diventerà alquanto più accessibile dal punto di vista economico ai giovani, possa continuare ad avere e a completare questa sua funzione. La regolamentazione della Junior è stata studiata per dar vita ad una formula con vetture di prezzo non superiore al 1,5 milioni. Nel giro di pochi anni si è arrivati al costo di 4 milioni. Perché? La ragione è questa: la vittoria vale sempre di più e il problema del prezzo passa in secondo piano. La Junior dell'anno 21 si trasforma. L'ingegner Giovanni Lurani, uno dei promotori della formula, ne riassume brevemente la storia fino ad oggi. La Formula Junior si può dire che sia nata il 30 di novembre del 1956, quando io la proposi al raduno delle commissioni sportive a Sanremo.
Vi era stato un progetto italiano di Filippi di costituire una categoria midget, una specie di monotipo con un motore Fiat. Però la Junior internazionale, come l'avevo ideata, era una cosa completamente diversa. Doveva essere proprio una formula di grande portata, veramente internazionale. Nel 1958 è stata approvata dalla nostra XAI e finalmente è stata nell'autunno sanzionata dalla Commissione Sportiva Internazionale. Si deve dire, devo dire che ne sono anche molto fiero, che la Junior è stata la formula internazionale di maggiore successo di tutta la storia dell'automobilismo sportivo. Questo non perché lo diciamo noi, ma perché uno dei maggiori critici inglesi ha proprio affermato questa verità, poiché nei suoi 6 anni di vita ha avuto uno sviluppo sensazionale. Nel 1959 è stata la prima stagione internazionale ed è stata una stagione tipicamente italiana, perché soprattutto per merito delle stanguelini munite di motori Fiat, le macchine italiane hanno vinto su tutti i circuiti del mondo. Se poi nel 1960 questo stato di cose non è continuato, è un po' questione di storia, perché anche nelle altre formule la supremazia italiana, purtroppo, nelle formule di corsa naturalmente, non ha potuto sempre affermarsi. Oggi siamo arrivati a una specie di monopolio del motore Ford, anche un po' per il disinteresse di case italiane che avrebbero dovuto invece concentrarsi sulla preparazione di queste macchine che hanno un grande effetto di propaganda sportiva in tutto il mondo. Ebbene, questa è l'ultima stagione della Formula Junior, perché alla fine dell'anno la formula attuale si dividerà in 2 rami. Una sarà la nuova Formula 2, però molto tecnica, molto più cara e che si allontana un po' dagli scopi della nostra. Mentre la nuova Formula 3, così chiamata, riporterà in un certo senso la Formula Junior alle origini. Questa è una delle Junior più moderne costruite attualmente in Italia, la Weiner. Il telaio è in tubi di acciaio di medio diametro. Anteriormente c'è il radiatore doppio, cioè per l'acqua e per l'olio. Dietro il radiatore, tra gli scarichi dell'aria, c'è il serbatoio dell'olio, in quanto i motori più recenti non hanno la coppa. Si chiamano infatti a carter secco. I 2 serbatoi della benzina, che è del tipo 100 ottani, reperibile in commercio, sono sopra e di fianco alle gambe del pilota, davanti al cruscotto. Il motore, montato posteriormente, come l'attuale tecnica da competizione richiede, è un 1100 cm cubi derivato dal motore Ford Anglia e potenziato con opportune modifiche. Il cambio, montato a sbalzo dietro l'asse posteriore, è a 5 o 6 marce di derivazione da vetture di serie. È prevista la retromarcia così come l'avviamento col motorino. Il volante è molto piccolo e con comando diretto. I freni sono a disco sulle 4 ruote. Le sospensioni con bracci molto lunghi sono la caratteristica più originale e importante di queste vetture, che hanno una stabilità eccezionale in curva, sì da realizzare medie nettamente superiori alla Formula 1 di pochi anni fa, 3 volte più potenti e di 100 km orari più veloci. La carrozzeria è in plastica, molto leggera. Viene solitamente realizzata in 3 pezzi collegati tra loro con ganci a molla, fissati al telaio con pochi innesti rapidi. Ogni parte si toglie fulmineamente per consentire l'accesso immediato agli organi vitali. Ciò è molto importante nelle soste in box durante la corsa. La linea è affusolatissima e aerodinamica, con sezione ridotta al minimo. L'ultimo grido della tecnica in fatto di telai è stato lanciato dalla Lotus con il modello 25 della Formula 1. Si tratta di un telaio realizzato in parte con lamiere scatolate anziché in tubi. Si elimina così la carrozzeria e il serbatoio, in quanto il telaio li sostituisce entrambi. Questo è il modello di Weiner, che correrà nel 1963. Anche Weiner sostiene l'utilità della Junior nella formazione dei piloti. Ho cominciato a costruire questo tipo di macchine perché, prima di tutto, per soddisfare la mia ambizione riguardo alle vetture da corsa. In secondo luogo perché ritengo che questo tipo di macchina possa formare dei campioni che un domani possono anche salire in Formula 1 e guidarle con una certa preparazione già. Nel 59 ho costruito la mia prima vettura da corsa a motore posteriore. Successivamente ho modificato il mio tipo di vettura fino ad arrivare all'attuale modello.
del quale ho costruito 5 esemplari. Naturalmente abbiamo cercato di migliorare continuamente per potersi portare allo stesso livello dei migliori costruttori italiani e stranieri. Con i telai, l'altro elemento di importanza determinante per ottenere un risultato positivo è il motore. Tra i nostri costruttori junior particolarmente abili nella loro messa a punto c'è il milanese Ernesto Foglietti, al lavoro nella sua officina. Solitamente, come si è detto, i motori sono inglesi, di derivazione Ford Anglia, modificati dalle case specializzate Cosworth, Holby e Martin. Ma la messa a punto finale viene effettuata in officina dai singoli costruttori delle vetture. Si tratta di un lavoro delicato che richiede una particolare esperienza, poiché una preparazione troppo spinta porterebbe irrimediabilmente alla rottura del motore prima di raggiungere l'ambito traguardo. Ma ascoltiamo quanto dice Foglietti sui vantaggi e i problemi delle junior. Sono stato tra i primi a costruire le junior. Ne ho fatti 3 motori anteriore. Poi, visto che gli inglesi andavano più forte con motore posteriore, ho iniziato a fare motore posteriore. Ho fatto altre 3, cercando di stare aggiornati il più possibile. E come formula, per formare i piloti, sì, la trovo giusta. C'è l'inconveniente del prezzo, che crea molti fastidi a noi costruttori e a chi le deve acquistare, ai piloti. Se non ci aiuta nessuno, sarà un po' difficile riuscire in quello che si vuole riuscire. Terminata la fase di montaggio, la vettura viene avviata alla pista. In officina i meccanici hanno provveduto alla sistemazione delle varie parti, ma la potenza del motore è stata solamente sperimentata sul banco di prova. Per raggiungere la prestazione prevista dal progettista è necessario girare sul circuito, sottoponendo la macchina a tutte le sollecitazioni possibili. Incomincia un nuovo, lungo e difficile lavoro per la messa a punto di ogni organo. Solo tramite il comune sforzo del costruttore, del meccanico e del collaudatore sarà possibile disporre di una vettura in perfette condizioni di funzionamento. Sembrerebbe a questo punto che tutto sia finalmente pronto per il via in gara. In effetti non è così. Si procede ad uno stadio di preparazione supplettivo, durante il quale vengono sperimentate e attuate altre possibili soluzioni dei dettagli. Dalla scelta del tipo di molla delle sospensioni, alla taratura degli ammortizzatori, dalla sezione delle gomme alla diversa pressione di gonfiaggio, dalla disposizione delle prese d'aria alla scelta delle tarature dei carburatori, alla diversa combinazione dei rapporti al ponte e al differenziale. Infiniti particolari tecnici, dal miglioramento dei quali può scaturire il decimo di secondo sufficiente ad ottenere la vittoria e a stabilire un primato. Una preparazione così particolareggiata e delicata è sufficiente a spiegare la ragione per cui non esistono due vetture perfettamente uguali, anche se appartenenti alla stessa casa costruttrice. Oltre ai continui miglioramenti facilitati dall'evolversi della tecnica, sfruttando le stesse soluzioni meccaniche è stato possibile raggiungere sulla medesima pista, quella di Monza nel nostro caso, incrementi di velocità oraria sul giro dell'ordine del 15% negli ultimi 5 anni. In questa fase il pilota comincia ad assumere importanza predominante. Infatti finora il costruttore ha deciso e fatto secondo la sua volontà. Adesso il pilota, che assume contemporaneamente la veste di collaudatore, prova la vettura e fa le sue osservazioni. In base a queste, da un'amichevole discussione, pilota e costruttore definiscono i dettagli e le particolarità della messa a punto della vettura, operazione che deve essere ripetuta per ogni circuito, in funzione delle sue caratteristiche, del tempo, degli avversari e così via. Da lunghi anni nel mondo delle corse come pilota, poi come direttore della scuderia Guastalla con Castellotti, infine direttore della pista di Monza, Gianni Rastelli è tra i più qualificati conoscitori di piloti e di formule. Questa è la sua opinione. Difficilmente si è vista una formula da corsa riuscita come la Junior. È l'unico tipo di vettura che permette di iniziarsi alle macchine da competizione delle formule superiori. Naturalmente questa mia asserzione è data dall'uscita della Formula Junior. Siamo particolarmente felici che la pista dell'Autodromo Nazionale di Monza abbia permesso ai conduttori di Junior di farsi le ossa e di arrivare alle categorie superiori con notevole successo. Tra i primi piloti italiani di Junior che passati alle categorie superiori hanno colto brillanti affermazioni è Lorenzo Bandini, qui ritratto in fotografie di qualche anno fa. Bandini, in coppia con Scrafiotti, anch'egli ex juniorista,
ha ottenuto recentemente un prestigioso successo vincendo la 24 ore di Le Mans. Sentiamo il suo parere sulle Junior. Cominciai a correre nel 1957 con vetture da turismo e gran turismo, ma effettivamente la mia attuale formazione mi viene dalle vetture Junior, che fui uno dei primi a pilotare. Successivamente ebbi buoni risultati, ricordo particolarmente le vittorie di Cuba nel Gran Premio della Libertà, Monza, Innsbruck e altre corse ancora in Italia. Ritengo quindi che questa formula mi sia servita veramente, perché mi ha allenato a correre con vetture relativamente potenti rispetto al peso, con ruote scoperte come nelle Formula 1. Tra l'altro anche il confronto con i piloti internazionali fin da allora mi preparò ai climi dei Gran Premi. Grandi Premi. Questo che vediamo ha un particolare significato per noi italiani. È il Gran Premio di Francia del 1961 che consacrò campione di classe internazionale Giancarlo Baghetti. Il giovane gentleman milanese in poche gare con la Junior si era rivelato ai tecnici convenuti sulla pista di Monza come più degno di portare in corsa la Ferrari di Formula 1 che il Drake di Maranello aveva messo a disposizione della Federazione delle Scuderie per una giovane promessa del nostro automobilismo sportivo. Giancarlo Baghetti si dimostrò più che meritevole, confortando il parere di chi volle metterlo alla difficile prova. Ancora una volta la Junior aveva dimostrato la sua eccezionale validità. Infatti nello stesso anno Baghetti vinse altri tre grandi premi. A Siracusa su un difficile circuito che in precedenza aveva rivelato non pochi campioni, a Roma e a Napoli, riconfermando la sua particolare freddezza, dote tra le più preziose per un pilota, unita ad uno stile elegante e fluido. Vinse così il campionato italiano assoluto e si guadagnò il posto nella squadra Ferrari per il 1962. Dopo una stagione con alterni risultati, in cui si riconfermò peraltro le sue doti, vincendo nuovamente il titolo italiano assoluto, Baghetti è passato alla ATS, la nuova casa bolognese di vetture da corsa e gran turismo, chiamatovi da Chiti e Tavoni, gli ex ferraristi che lo ebbero con loro nell'Aureo 1961. Baghetti quindi ha decisamente intrapreso il cammino del corridore professionista, ma non per questo dimentica la sua preparazione e perché no la sua fortuna viene dalle Junior, e in particolare dalla sua splendida vittoria in una delle più importanti gare italiane della categoria Junior. Il Gran Premio Vigorelli, che qui vediamo, a conferma di ciò, le ultime due edizioni del Vigorelli sono state vinte appunto da un giovane campione che si avvia a ripetere le gesta dei Baghetti, Bandini e Scarpiotti, il giovane milanese Giacomo Russo, detto Jackie. Campione italiano junior nel 61 e nel 62, egli si appresta a conquistare per la terza volta consecutiva l'ambito titolo. Ascoltiamo da lui la storia di Jackie, campione della Junior. Nel 59 la passione delle corse, delle macchine da corse, mi spinsero a comprare da privato una Stanguellini Junior. Con questa macchina mi feci un'esperienza per due anni, nel 59 e nel 60. Però l'unica cosa che non riuscivo a pareggiare erano le spese, cioè erano più le spese che gli incassi che riuscivo a ottenere. Tra ingaggi e premi. Nel 61, aiutato da qualche mio parente, mi comprai una Lotus usata di seconda mano, precisamente la Lotus di Schiffer, e ci vinsi il campionato italiano con quella macchina, però alla fine dell'anno ero anche lì in deficit, tant'è vero che all'inizio della prossima stagione avevo deciso di smettere di correre. Invece la mia scuderia, vedendo la mia passione, vedendo delle possibilità in me, mi ha comprato con l'aiuto del commendator Mantori una macchina e me l'ha affidata per tutta la stagione del 62, con la quale ottenni 5 vittorie e riuscì a malapena quell'anno a pareggiare le spese sia con i premi a fine anno per il campionato italiano e con i premi vinti dalle corse. Nella fine 62 il costruttore Gino De Santis di Roma mi affidò la sua macchina per 3 corse, con la quale riuscì a fargli 2 vittorie internazionali. Nel 63 il costruttore De Santis mi affidava la sua macchina per poter partecipare a tutte le corse di campionato italiano.
Fino adesso ne ho disputato 7 corse e gliene ho vinte 5. Molti si domandano perché io corra con la Formula Junior. Io penso che la Formula Junior sia l'unico tipo di macchina da corsa che possa insegnare a diventare un vero pilota professionista di formule superiori, di Formula 1, categoria sport, macchine per insegnare ad andare veramente forte, è l'unico tipo di macchina che possa veramente insegnare ad andare al limite, come diciamo noi in gergo. La stessa opinione sulla utilità delle Junior è espressa da un veterano della categoria, Corrado Manfredini, che dopo aver corso con vetture da turismo, gran turismo e sport è passato alle Junior con la speranza di poter un giorno lasciare, almeno per un poco, il suo posto di costruttore edile e diventare pilota professionista. Formula Junior è per me l'espressione migliore dell'automobilismo sportivo, perché contribuisce in modo fattivo alla formazione dei piloti che desiderano fare dello professionismo, il professionismo dell'automobile. E è una cosa importante, perché questo tipo di macchina è particolarmente adatto a ciò, in quanto ricalca fedelmente le caratteristiche delle migliori macchine di formula, esattamente le macchine di Formula 1, che sono l'aspirazione prima di ogni pilota, aspirazione, il sogno di ognuno di poterci arrivare. Gran Premio di Imola 1963. In prima fila la partenza Jim Clark e Trevor Taylor, piloti ufficiali della Lotus Formula 1. Entrambi hanno gareggiato con la Junior prima di partecipare a corse della categoria superiore. Qui vincerà Clark, dopo essere stato in testa dall'inizio alla fine, una dimostrazione completa di tutte le sue capacità, di tutte le sue doti, le stesse che lo hanno portato quest'anno alla vittoria nei Gran Premi di Belgio e Francorchamps, d'Olanda a Zandvoort e di Francia a Reims. Tre prove valide per la conquista del titolo di campione del mondo conduttori, titolo sfuggitogli per poco l'anno scorso. Attualmente Clark conduce la classifica mondiale con 27 punti. Alle sue spalle, già distaccato, segue a 13 punti il campione 62 Graham Hill, poi Taylor, Meggs e Zitter, corridori che con Clark sono passati dalla Formula Junior al professionismo solo 2 anni fa. Ma non è solo Clark l'eccezionale conferma del successo della Junior. Premono a ridosso Arundel, Spence, Atwood, Yule, Maurice, Hawkins, Schlesser, Magliat, Jackie, Manfredini e tanti, tanti altri, perché molti sono i giovani che in ogni paese si cimentano sui circuiti alla guida di vetture Junior. Una tappa obbligata per chi intenda migliorare, affinare, consolidare le doti che fanno di un pilota un autentico campione. L'anno ventura avremo 2 nuove formule. La nostra speranza è che fra tanti nomi stranieri gli italiani si facciano onore. Ma come si è visto, il problema non è semplice. Per risolverlo, oltre alla passione dei costruttori e dei piloti, che certo non mancherà, è necessario ed indispensabile l'intervento degli enti e delle industrie interessati, perché si torni a salutare vittoriosi sulle piste di tutto il mondo piloti italiani con macchine italiane. Aggiungeremo così ad una proficua esperienza in campo tecnico una insostituibile propaganda in campo internazionale e potremo nuovamente ricordare con orgoglio i Nuvolari, gli Ascari e tutti gli altri nostri grandi campioni di cui questi giovani potranno ripetere le gesta.